Quanto dura un secondo? Giusto il tempo che intercorre tra il tic e il tac. Solo che nel tic sei una madre di famiglia, hai due figli, tirati su con tanto amore, un marito che ti ama. Nel tac sei al centro disabili acquisiti. Scarpe anti-infortunistica. Occhiali. Caschetto. Guanti. E gli dico, no, guarda, tu le metti, sennò vai a casa. Allora lui le mette e me le fa vedere. A metà turno, non so quando, se le toglie. Si rimette le All Star, le scarpe di pezza, molto belle esteticamente. Solo che prende un pacco, dimensione del cartone di una pizza, dentro c'è una sega circolare. Il cartone si rompe e la sega gli cade nel piede. Tre dita tranciate del piede destro. Olè! E voilà! E voilà! Olè! Voilà! Mi sveglio la mattina dopo, apro gli occhi e vedo mia moglie. Io la guardo, lei mi guarda e mi dice: e adesso come facciamo? Come facciamo? In qualche maniera andiamo avanti. Sono stufa, sono stufa, sono stufa, sono stufa. Perché secondo me, alla fine, no? Quando si parla di sicurezza, la sicurezza è direttamente proporzionale all'amore che metti in quello che fai.